Sicuramente questi grandi eventi hanno tra le principali ambizioni quella di promuovere un'immagine positiva del territorio che le ospita, in questo caso della Germania, quindi del paese nel suo complesso e delle sedi ospitanti. Oltre all'immagine spendibile sul mercato turistico, che forse è la più immediata proprio perché coinvolge il grande pubblico, bisogna pensare anche all'immagine del paese per quanto riguarda anche l'organizzazione sia di altri eventi, quindi è una vetrina importante per presentare la Germania e le città ospitanti come palcoscenici ideali per l'organizzazione di altri eventi nel futuro, quindi anche la dimostrazione di un know-how sul piano organizzativo e in generale anche l'idea di un paese, un sistema poi anche economico che possa attrarre investitori. Un evento come Euro 2024 aumenta le potenzialità di commercializzazione di prodotti e servizi legati sia al paese ospitante, in certi casi anche legati anche ai paesi che partecipano. È un elemento molto interessante quello che succede quando si parla di eventi e di attività di marketing correlate a esso, perché spesso si è soggetti, si è in una situazione di quello che viene chiamato l'instant marketing, dove anche le imprese che non sono coinvolte direttamente nell'evento attivano delle, in particolare delle promozioni legate all'evento, quindi sfruttano l'onda comunicativa legata al calcio in questo caso e quindi di conseguenza si muovono in questa direzione. Almeno nelle intenzioni sicuramente c'è una chiara attenzione sul tema della sostenibilità e in particolare sulla sostenibilità ambientale, forse anche sulla scorta di recenti eventi calcistici, pensiamo appunto ai mondiali del Qatar e altri grandi eventi sportivi dove emersero problemi in questo senso. La Germania dal canto suo fa della sostenibilità soprattutto ambientale comunque una delle sue bandiere al di là dell'organizzazione di questo evento e quindi anche attraverso questo evento la Germania vuole comunque collegare la sua immagine di paese a un valore positivo come quello della sostenibilità ambientale. Gli sponsor e coloro che di fatto quindi sostengono gli eventi dal punto di vista economico in maniera importante con gli investimenti economici sono alla ricerca di trasferire questo concetto di sostenibilità nella loro attività, nella loro impresa e legarlo rispetto al loro brand. E quindi questo cosa fa? Fa sì che siano interessati a eventi che parlano di sostenibilità e che si pongono come sostenibili per poter fare questo trasferimento di immagine. Quindi è un tema che ha importanza su più livelli. La grande visibilità offre delle potenzialità proprio per la proiezione di un'immagine, ma le eventuali contraddizioni a loro tempo possono essere anche proiettate e quindi avere un impatto negativo anche sulla percezione dell'evento e sul paese stesso. Per esempio le contraddizioni attorno a le sponsorizzazioni di questi eventi negli ultimi anni hanno attenzionato in modo crescente l'opinione pubblica e in modo sempre più marcato queste contraddizioni vengono in qualche modo vengono denunciate. Abbiamo imprese dell'est del mondo che fanno distribuzione massiva, quindi quando parliamo di sostenibilità ambientale dovremmo renderci conto anche di questo. Uno dei grandi sponsor è una piattaforma di scommesse, quindi non è più solo l'ambiente, ma qui dobbiamo anche vedere come all'interno di un evento sportivo, per carità le scommesse sono una parte importante del business, ma come collochiamo all'interno di un evento sportivo tra i main sponsor una organizzazione che si occupa di scommesse, anche alla luce dei recenti scandali che ci sono stati in Europa su questo. Quindi ci sono delle incoerenze valoriali che purtroppo vengono compensate facilmente dalle attività comunicative e quindi a volte basta così. E quindi questo è sicuramente un elemento che stride se l'analisi è un po' più profonda. C'è l'idea di usare un grande evento, in particolare un evento sportivo legato al calcio, anche per quelle che possono essere strategie di soft power, ok? Stiamo parlando quindi di quell'immagine che il paese cerca di proiettare sull'opinione pubblica internazionale, un'immagine appunto seducente che venga accolta positivamente dalle opinioni pubbliche internazionali. Oggi il calcio, lo sport più globale al mondo, può essere uno strumento
attraverso cui la Germania in questo caso cerca di rafforzare la propria immagine e in qualche modo rafforzi anche la sua capacità diplomatica sui vari teatri internazionali. Guardando gli sponsor dei grandi eventi olimpici, gli europei di calcio, i mondiali di calcio, forse si possono capire anche i nuovi equilibri. Uno dei più grandi sponsor di questo europeo sarà un marchio automobilistico cinese di auto elettriche, quando gli eventi di questo tipo dovrebbero essere vetrina dell'Europa nei confronti del resto del mondo e non viceversa. Questo è anche un segno di effettivo di dove ci sia la liquidità possibile per poter fare investimenti in ottica di sponsorizzazione. Questo ci dice molto di come forse si stanno configurando gli assetti anche di produzione e di commercializzazione dei prodotti a livello mondiale. Da un certo punto di vista è un'occasione persa, dall'altra qualcuno potrebbe dire è la globalizzazione bellezza.